finalmente siamo riusciti ad aprire questa struttura, che è stato comunque un investimento del Comune e della Regione Piemonte, perché c'era stato un finanziamento a fondo perduto per questa struttura. Poi per vari motivi è stata inaugurata la struttura, ma non si era mai potuta aprire. Finalmente abbiamo trovato il modo di poter servire il nostro paese e i paesi limitrofi. Ci sono delle disponibilità, speriamo che la gente apprezzi il lavoro di queste ragazze, che sono le educatrici, sono veramente brave, ho avuto modo di conoscerle e ho anche sentito i genitori di quell'altra struttura, dove loro hanno già dei bambini e li hanno portati volentieri qui da noi, perché la struttura è molto accogliente, è molto bella e speriamo che abbia un buon successo. Abbiamo già aperto mercoledì con l'inizio del mese di giugno e siamo contenti di essere qui in questa realtà un po' più piccola. Noi arriviamo da Rivarolo dopo un anno di esercizio a Rivarolo Canavese, in una realtà un po' più grande, dove comunque la risposta non è stata quella che ci aspettavamo, e quindi abbiamo deciso di provare a spostarci in una realtà un po' più piccola, in un paesino comunque ospitale e carino come Ozegna, e speriamo di incontrare qui i nostri nuovi bambini, anche dei comuni limitrofi, per arrivare ad avere il pieno, perché questo è un micronido che comunque accoglie fino a 16 bambini, e a oggi noi abbiamo comunque un 7-8 bambini, quindi abbiamo ancora molto posto e speriamo arrivino numerosi a lavorare con noi. Siamo due educatrici che abbiamo deciso di avventurarci in questa bellissima esperienza, siamo felicissime di essere in questo qua ad Ozegna, in questo nido magnifico che era un peccato lasciarlo chiuso. Stiamo investendo tutta noi stesse. È più di un anno che combattiamo con burocrazia, spese e problematiche magari delle famiglie o anche nostre, nel riuscire a far coordinare anche noi, la nostra famiglia, il nostro tempo e il lavoro, e farlo sempre bene e al 100%, perché comunque la realtà dei bambini ti impegna moltissimo sia a livello fisico che mentale, e comunque bisogna sempre essere preparate ed accoglienti e amorose verso di loro. L'asilo nido è un'esigenza e non è una scelta, nel senso che se una mamma o una famiglia non può guardarlo, benché siano piccoli, quindi lasciarceli, ci rendiamo conto che potrebbe essere difficile per la mamma lasciare il bimbo, perché anche noi accogliamo in realtà da 3 mesi, quindi pensare che lasci un bimbo di 3-4 mesi a qualcun altro e che tu non lo possa guardare, però purtroppo la vita di oggi ti porta anche a obbligare queste scelte, o per lavoro o per problemi economici, eccetera. Quindi noi comunque ce ne prenderemo cura come se fosse nostro, anzi ancora meglio, visto che dobbiamo dare la sicurezza alla mamma che stia bene qui con noi. Un momento di festa per questa comunità con l'inaugurazione di questo nuovo nido che potrà ospitare fino a 15 bambini. È un momento di festa perché ogni volta che si può inaugurare un nido, una scuola, è un momento che aggrega la comunità e soprattutto offre nuove opportunità per le famiglie e per i bambini di quel territorio. Oggi con questa inaugurazione si arricchisce l'offerta formativa di questo territorio, ma si arricchisce anche l'opportunità appunto per le famiglie di avere un nuovo servizio. Siamo in una fase di trasformazione per quello che riguarda il sistema dei nidi, che sono entrati e stanno entrando con l'approvazione delle nuove leggi all'interno del sistema dell'istruzione, e questo rappresenta sicuramente, da un punto di vista pedagogico, di approccio e di servizio che vengono garantiti ai nostri figli, sicuramente più di qualità, ma i servizi che la nostra regione per la prima infanzia ha a disposizione sono servizi che hanno dimostrato una buona qualità negli anni e che offrono un servizio davvero importante per le nostre famiglie e per i nostri bambini. Auguri davvero perché questa struttura possa rispondere alle esigenze di questo territorio e possa accogliere tanti bambini.